Dopo svariati mesi di quarantena, chiusure e restrizioni, con l'estate la zona bianca torna tra i fanesi la voglia di prendere una boccata d'aria ed il desiderio di evasione dalla routine, grazie ad una vacanza, comincia a farsi sentire. Ma la variante Delta e lo spettro di una quarta ondata Covid serpeggiano tra le aspettative di ripresa del mercato del turismo. Abbiamo sentito alcune agenzie di viaggi fanesi per capire qual è il quadro generale nella città della fortuna. La gente sicuramente ha voglia di viaggiare e siamo stati chiusi per troppo tempo e c'è gente che viaggiava anche 3-4 volte all'anno, quindi chiaramente ha voglia di ripartire. Però le mete quest'anno diciamo più gettonate, sicuramente si cerca di stare in Italia per evitare magari dei viaggi che possono creare magari delle problematiche, e quindi Sicilia, Sardegna, Puglia, crociere, montagna, queste diciamo sono le mete più gettonate sia dei ragazzi a quali piace tantissimo andare a Gallipoli, che comunque rimane in Italia, quindi per loro rimane anche comodo. E ci sono anche richieste per l'estero, chiaramente, quello che può essere una Grecia, quello che può essere una Spagna, e qualche capitale europea, però tutto questo diciamo più o meno fino a 10 giorni fa, perché poi da quando diciamo si fanno questi atti, noi li chiamiamo atti di terrorismo, scusate se ci permettiamo, chiaramente anche queste notizie che vengono rivelate, 100 ragazzi fermi chissà dove, a Malta, dove quant'altro, però non si spiega neanche il motivo per il quale sono rimasti fermi, quindi noi abbiamo tutte le assicurazioni del caso, siamo professionisti del turismo, io e tutti i miei colleghi, quindi crediamo che il nostro lavoro comunque vada in ogni caso ripagato, e se qualcuno si affida ancora come una volta solo esclusivamente ad internet, poi le sorprese sicuramente si trovano, ecco, questo è un po' il ragionamento. In questo periodo particolare, per permettere ai fanesi e turisti di viaggiare in sicurezza, le agenzie locali, anche se competitors, si sono unite facendosi forza e inventandosi modi e pacchetti appositi per far sì che il cliente si senta tranquillo anche in tempi di Covid. Anche se, ha spiegato Serena Coacci, l'obbligo del Green Pass per accedere a determinati luoghi, che scatterà dal prossimo 6 agosto, è un ulteriore limite ai viaggi. Le agenzie, in particolare la nostra agenzia Marchioni Viaggi, insieme alle agenzie locali del posto, hanno firmato una collaborazione insieme ai laboratori locali del posto per far sì che i nostri clienti, oltre al pacchettino viaggio che prenotano qui in agenzia, hanno anche la possibilità di acquistare un tampone molecolare o il test rapido direttamente in questi laboratori, ma ovviamente qua in agenzia, quindi non devono andare in questi laboratori, certo dovranno fare la fila e prendere l'appuntamento, ma già è un ulteriore servizio che abbiamo cercato di dare al cliente per renderlo più tranquillo e anche renderlo meno estraneo a questo iter per partire. Chi prenota in agenzia di viaggi è tutelato, quindi il mio consiglio è: prenotate in agenzia di viaggi, prenotate chiedendo queste polizze, annullamento viaggio e rimborso spese mediche, perché comunque nonostante la situazione si può viaggiare.